Buon compleanno, Peppa! Allora, bambini, ricordatevi per le vacanze di fare gli esercizi del libro fino a pagina 8, ma soprattutto passate tanto tempo a giocare e a divertirvi insieme alla vostra mamma e al vostro papà. Buone vacanze, bambini! Evviva! Evviva! Iniziano le vacanze! Che bello, finalmente sono iniziate le vacanze. Io non vedo l'ora di partire per il mare. Già, pure io, Zoe. Adesso vado a casa ad aiutare la mia mamma a preparare le valigie. Ciao, ciao! Ehi, Susie, volevo darti il mio invito per la mia festa di compleanno. Sarà questo sabato. Tu ci sarai, vero? Peppa, mi dispiace, ma noi questo sabato partiamo per il mare. E quindi purtroppo non riuscirò ad essere alla tua festa di compleanno. Oh no, Susie, ma non puoi mancare alla mia festa di compleanno. Uffi! Peppa, lo so, ma sai, la mia mamma e il mio papà hanno deciso di partire proprio questo sabato. Ciao mamma, ciao George. Ciao Peppa. Mamma, lo sai che Susie mi ha detto che non potrà essere alla mia festa di compleanno? Ha detto che partirà per il mare proprio questo sabato. Mi dispiace molto, ma vedrai che ci saranno altre tue amiche che potranno venire alla tua festa. Sì, ma senza Susie non sarà la stessa cosa. Lei è la mia migliore amica. Beh, Peppa, sai cosa facciamo? Ora ci prepariamo e andiamo di persona a portare l'invito a casa delle tue amiche. Vedrai che saranno tantissime alla tua festa di compleanno. Sì, sì, evviva! Che bello, che bello! Eccoci qua, Peppa, siamo arrivate a casa di Zoe. Suoniamo alla porta, così le daremo subito l'invito. Ciao, Peppa! Cosa ci fai qui a casa mia? Oh, ciao Zoe, sono venuta per portarti l'invito alla mia festa di compleanno, che sarà proprio questo sabato pomeriggio. Ci sarai, vero? Oh, Peppa, mi dispiace, ma questo sabato io parto per le vacanze e quindi non potrò esserci. Oh no, neanche tu, Zoe, puoi venire alla mia festa. Uffi. Beh, dai, non fare così, non preoccuparti, festeggeremo magari quando siamo tornati tutti dalle vacanze. Ecco Peppa, ora siamo davanti a casa di Candy Gatto. Forza, suoniamo! Speriamo che almeno Candy Gatto possa venire alla mia festa, altrimenti non ci sarà nessuno al mio compleanno. Ciao Peppa, non mi aspettavo di vederti oggi. Beh, Candy Gatto, passavo da queste parti e così ho pensato di portarti l'invito per la mia festa di compleanno. Sai, si terrà sabato pomeriggio a casa mia. Tu potrai venire, non è vero? Oh Peppa, mi dispiace, ma io parto proprio domani per il mare. Uffa, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Nessuno può venire alla mia festa. Oh, mi dispiace tanto, Peppa, ma la mia mamma e il mio papà hanno deciso così. Beh, allora ti saluto, ci vediamo presto. Ciao, ciao, Peppa. Uffa, quest'anno non lo voglio festeggiare il mio compleanno. Tutte le mie amiche partono per il mare e io resterò da sola. Su, Peppa, non fare così. Ci saremo noi a festeggiare con te il compleanno. Facciamo così. Domattina, appena svegli, tu e papà andrete subito a comprare la torta in pasticceria e poi inizieremo la festa. Vedrai, ci divertiremo ugualmente tantissimo. E va bene, mamma. Peppa, svegliati. Dobbiamo andare a prendere la tua torta di compleanno. Ehi, ma è vero, oggi è il mio compleanno. Evviva, che bello! Arrivo subito, papà, arrivo subito. Eccomi, papà, sono pronta per andare a scegliere la torta. Ecco, Peppa, siamo arrivati. Questa è la migliore pasticceria della zona. Vedrai che troverai sicuramente una torta di compleanno che ti piace. Papà, papà,
ho scelto. Voglio quella torta lì in fondo con la cioccolata e la panna montata. Beh, direi che è proprio un'ottima scelta, Peppa. Quella torta ha davvero un aspetto invitante. Bene, ora compriamo la torta e torniamo subito a casa da mamma e da George che ci staranno aspettando. Mamma, siamo a casa, siamo tornati. Ehi papà, ma non c'è nessuno qui in casa? Andiamo a vedere di là in salotto, Peppa. Ta-dan! Sorpresa! Tanti auguri, Peppa! Buon compleanno! Ehi, ma cosa ci fate tutti qua? Susie, Zoe, Emily, Candy Gatto, ma non dovevate essere al mare? Peppa, ci eravamo messe tutte d'accordo per farti una sorpresa. Non saremmo mai potute mancare alla tua festa di compleanno. Esatto, Peppa, eravamo tutte d'accordo per farti una super sorpresa di compleanno. E io che pensavo di mangiarmi la torta tutta da sola.